Presidente del Movimento 5 Stelle, lo ringrazio particolarmente perché è arrivato dall'inizio, quindi ha ascoltato direi tutto il dibattito. Sì, grazie Presidente, grazie a tutti i presenti per questa opportunità. Allora, lei Presidente prima ha dato un paio di cifre, io volevo definirle con un attimo di più precisione. Dovremo smantellare 200 centrali nucleari entro il 2040. Costo previsto 100 miliardi di dollari e in questo momento sapete bene non c'è un deposito al mondo per la terza categoria, per l'alta attività, quindi questo è il quadro generale. E in Italia abbiamo una situazione in questo momento di distonia tra il decreto 31/2010 e la guida tecnica 29. Il decreto si riferisce al deposito nazionale dicendo che deve essere adibito allo smaltimento definitivo per i rifiuti a bassa e media radioattività e stoccaggio temporaneo di lungo periodo per i rifiuti ad alta radioattività. Quindi dice chiaramente questo e quello, bassa e media e alta attività. Nella guida tecnica 29 si fa riferimento sia nel titolo sia nel testo solo alla bassa e media attività. Solo nella relazione illustrativa si pone la questione dell'alta attività e la si pone in termini dubitativi, in termini assolutamente dubitativi. Quindi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato un'interrogazione presso il MISE e il MATM, chiedendo chiarezza. Se non c'è chiarezza, partiamo ulteriormente col passo sbagliato. Non mi soffermo su quella che è la situazione attuale di Sogin, sui ritardi nell'attuazione del cronoprogramma. Ci chiediamo però come si possa parlare di fiducia del cittadino, di credibilità, quando ancora molte situazioni sono poco chiare, a partire dall'assegnazione dell'appalto per il CEMEX di Saluggia a Maltauro, che è ovviamente una cosa sindacabile, ma soprattutto all'ISIN, sia per il fatto che, come ha già ricordato il Presidente Onufrio, il Direttore Onufrio, l'ISIN non ha la necessaria autonomia finanziaria. L'ISIN non ha la necessaria autonomia finanziaria. Come possiamo pensare che un ente controllore possa svolgere bene il suo lavoro se addirittura dipende finanziariamente dall'ente controllato? Io uso un tono molto pacato, ma la situazione è estremamente grave. E arriviamo alla fine della nomina del direttore ISIN, sapete, recentissima nomina, che è stata fatta secondo noi decisamente contro legge, in quanto la legge prevede esplicitamente che il direttore debba avere competenze tecniche precise in materia di radioprotezione nucleare. Questa è una norma di legge, non è un'opinione, non è una nostra opinione, è una norma di legge. È stata disattesa. Il sottosegretario che è intervenuto in commissione su nostra precisa domanda ha detto che il criterio su cui si è basato il governo per la scelta del candidato è stato meramente rapporto fiduciario. Allora qui non si è rispettata la legge. Tralascio il fatto che, come sapete tutti, da qualche giorno c'è l'ufficialità dell'indagine sui suoi trascorsi al MIUR. Qui naturalmente noi attenderemo serenamente le decisioni della magistratura. Naturalmente è un altro aspetto censurabile e che va nel solco di come possiamo pensare di avere credibilità e autorevolezza sia presso i nostri cittadini sia all'estero. Quindi
aspettiamo le risposte da una parte della magistratura, dall'altra parte soprattutto del MISE e del MATMA sulla discrepanza che c'è tra il decreto 31/2010 e la guida tecnica 29, che è il punto di partenza su cui poi dobbiamo procedere. Grazie. Grazie al senatore Girotto. Adesso do la parola.